per un giorno capitale europea della lotta per i diritti degli omosessuali. Un grande, lunghissimo corteo, una quarantina di carri che hanno attraversato le vie del centro e stanno arrivando proprio in questi momenti al Circo Massimo, che piano piano si sta riempiendo. Che il Circo Massimo è un po' il fulcro di questa manifestazione, perché questa sera ci sarà anche l'esibizione di Lady Gaga, la cantante pop italo-americana che è diventata un po' un'icona gay. Migliaia di persone stanno ancora sfilando, come avete detto sono circa 500.000 secondo gli organizzatori, tra loro anche alcuni politici, ma soprattutto anche tanta gente comune e tante famiglie. Quindi musica, colori, bandiere, tanti slogan, come per esempio l'amore tra uguali non è così diverso, oppure uguali nell'amore, diversi nei diritti. Con noi, come vedete, c'è Vladimir Luxuria, che è appena arrivata, era in testa al corteo. E questa è una grande festa, ma è anche un momento per ricordare che in Italia c'è ancora molto da fare. Io voglio dire a tutti quei gay, quelle lesbiche, quelle trans che si sono sentiti offesi da battute, da barzellette, da aggressioni fisiche e verbali, che invece oggi c'è un popolo, tantissime persone che sono i nostri parenti, sono i nostri amici, sono tutte le persone che credono che tutti abbiamo pari diritti. Ed è questo popolo che darà la forza a coloro che vogliono di poter finalmente approvare anche in Italia intanto una legge contro l'omofobia, che riconosca la nostra integrità di dignità e fisica, e domani anche una legge che riconosca il nostro diritto di fare famiglia, una legge sulle unioni civili. Bene, bene, allora torniamo alla manifestazione che si sta ancora svolgendo e vediamo com'è andata, vediamo l'immagine, sentiamo le voci con il servizio di Alessia Gizzi. Buon Eurofride a tutte e tutti! Un arcobaleno si muove, ondeggia, si insinua, gioioso nelle vie del centro. Roma oggi è la capitale europea della lotta per i diritti di omosessuali, lesbiche e trans. I diritti dei gay sono diritti umani perché siamo tutti quanti persone, esseri umani. I diritti sono per tutti. Se sono per alcuni, sono privilegi. Barbara, vuoi prendere come tua sposa Raffaella? Sì! Di che morte non ti separi? Per un giorno almeno si sentono liberi, liberi dalla paura di essere discriminati, ghettizzati, aggrediti per le loro scelte di cuore. Chi è lui? È il mio compagno. Paghiamo le bollette, ci abbiamo a che fare con l'affitto, andiamo a fare la spesa, è uguale. I carri, migliaia le persone venute da tutto il mondo per sostenere la battaglia degli omosessuali italiani. Spagna è más liberal che Spagna. La Spagna è più liberale, l'Italia deve prendere esempio. Solo qualche settimana fa l'ennesima bocciatura della legge contro l'omofobia. Seppur nelle diversità ci dobbiamo rispettare, dobbiamo accettare le opinioni, le idee, i diritti e i gusti di tutti. Se il Parlamento non decide di fare delle leggi, noi usciamo dall'Europa. Qualche attimo di tensione quando alcuni attivisti di Forza Nuova tentano di esporre i loro striscioni, poi la parata per i diritti prosegue. Roma protagonista della più importante manifestazione internazionale europea di orgoglio omosessuale. Il popolo dell'Europride 2011 è sceso oggi in piazza nella capitale, riempiendo le vie di musica, paillette, palloncini colorati e bandiere arcobaleno, per rivendicare i propri diritti e per porre fine alla discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La Big Parade, che è partita da Piazza della Repubblica e giunta al Circo Massimo, ha concluso gli oltre 10 giorni di eventi organizzati dalle comunità LGBT e ai quali la CGL ha partecipato attivamente. Il sindacato di Corso d'Italia è infatti da sempre impegnato, assieme a tutti i movimenti nazionali e internazionali, nelle battaglie per la libertà, riaffermare i diritti, uguaglianza, autodeterminazione, libertà delle persone e laicità dello Stato. È questo il messaggio che la CGL ha portato in piazza, in quella che è stata una vera giornata di festa. Qual è l'importanza della partecipazione della CGL a questa grande manifestazione per la rivendicazione dei diritti degli LGBT? Le nostre lotte pluriennali per i diritti e per le libertà. Chiediamo, speriamo, lavoriamo perché le persone di diverso orientamento sessuale o di diversa identità di genere
non debbano per questo subire discriminazioni, per esempio nei luoghi di lavoro. Siamo interessati a una battaglia culturale, perché è importante che in questo paese non si restringano le libertà, anzi si allarghino. E poi perché noi tendiamo a rappresentare le persone in tutta la loro complessità, e le persone è naturale che abbiano bisogni, idee, orientamenti, pratiche di vita diverse, che vanno anch'esse tutelate. Noi siamo uno Stato laico, dobbiamo essere sempre di più uno Stato laico, e lavoriamo per costruire diritti uguali per tutti, perché questa è la chiave della nostra battaglia anche nella rappresentanza del lavoro. Proprio a Judy Garland, nell'indimenticabile Mago di Oz, che è dedicata alla bandiera arcobaleno, simbolo della comunità omosessuale dagli anni 70. In Italia sono caduti tanti muri di pregiudizi sulle donne, sugli immigrati, ora manchiamo solo noi. Siamo uguali agli altri, abbiamo diritti come gli altri, siamo come gli altri. Sono una mamma che vive a Lecce, quindi in Puglia, sono orgogliosissima di mia figlia. Che siamo ebrei, che siamo musulmani, che siamo cattolici, dobbiamo manifestare il diritto di amare. Sono orgoglioso di essere credente e cattolico e di partecipare al Gay Pride. Un corteo per affermare i diritti, ma anche un momento di festa. Qual è il confine tra manifestazione per chiedere diritti e ostentazione? 1000 persone, 100 persone, 600 persone decidono di farlo in modo diverso, credo che conti nettamente quel numero incredibile di gente che è lì a testimoniare la propria quotidianità. Successo straordinario, un successo per la città, un successo per l'Europa, un successo per tutti. Molti i politici e i fischi che costringono Renata Polverini, governatore del Lazio, ad abbandonare la manifestazione prima del suo inizio. Ma sei venuta per il Pride o per Lady Gaga? Per Lady Gaga. No, e per difendere i diritti dei gay. Per il Pride o per Lady Gaga? Per il Pride. Diritti prima di ogni altra cosa. Il corteo giunge alla fine e tra poco la scena passerà a lei, la regina Lady Gaga. Tutto il mondo gay, e quindi ringrazio di essere stata scelta come madrina e mammina, anche visto che sono mamma, di questa Europride. Io volevo presentarvi le persone grazie alle quali l'Europride 2011 è qui a Roma. Presidente del comitato organizzazione Europride, Rossana Praitano, qui con me. Ce l'ha fatta, è dimagrita 11 kg, ve lo giuro, prima era così e c'aveva una cofana di capelli in testa come me, e ora eccola qua, magra magra. E poi Paolo Patanè, presidente nazionale di Arcigay. Paolo, vieni qua. Un po' di folla anche per Paolo. Benvenuti, siamo tantissimi, ce l'abbiamo fatta, questa è la più grande manifestazione degli ultimi anni ed è fatta da gay, lesbiche, bisessuali, trans, etero, di tutte le persone che credono di essere quello che sono. Nella vita basta credere, e quello che si riesce a fare nella vita, basta sentirsi bene, basta sentirsi in pace con se stessi, nella vita basta volerlo e i risultati si ottengono, e questo è un risultato straordinario. Stiamo cambiando l'Italia, stiamo cambiando questo paese. Grazie. Grazie Rossana. E se le emozioni possono avere un volto, questa sera dovrà avere il volto di 1 milione di persone in questa piazza! E il mondo ci guarda! Hillary Clinton, segretario di Stato americano! Said that human rights are gay rights, and gay rights are human rights. The free USA American ambassadors in Rome are proud to support LGBT rights and wish everyone a happy pride. Hillary Clinton ci scrive: i diritti umani sono diritti dei gay e i diritti dei gay sono diritti umani. I 3 ambasciatori americani a Roma sono orgogliosi di supportare i diritti LGBT e augurano un grande e felice pride. E adesso meravigliosa, fantastica, unica per noi all'Europride 2011, Lady Gaga!
Ciao Roma. When I first embarked la prima volta on my artistic and musical journey, avviata in questo viaggio artistico e musicale, ero una semplice donna italo-americana. Born of a full second generation Italian family. Ero praticamente figlia di una seconda generazione di italo-americani. Stefania, Joanna, Angelina Germanotta. I did not know yet the passion. Non sapevo ancora la passione e il fervore per l'eguaglianza e la giustizia sociale che mi sarebbe cresciuto dentro, dal profondo del cuore. As I become closer, man mano each and every one of you, che mi sono sempre avvicinata di più a tutti, a ciascuno di voi, con la musica, con la danza, con l'arte e con la moda. The celebration of our individuality. La celebrazione della nostra individualità. It has become clear to me that mi è apparso chiaro che la mia più grande missione era proprio di diventare parte di questa gioiosa mobilitazione della comunità LGBT, gay, lesbiche, trans e bisessuali. Today, oggi, today and every day, oggi, in realtà, ogni giorno, noi combattiamo per la libertà. We fight for justice. Combattiamo per la giustizia. We beckon for compassion. Chiediamo compassione, and above all, comprensione. We want e soprattutto full equality. Vogliamo no! piena eguaglianza. I am angry. E io sono veramente arrabbiata. Like many of you are here today. Proprio come lo sono tanti di voi qui oggi. Shall we transform? Ma noi dobbiamo trasformare questa piazza italiana in una vera e propria piazza elettrica. Let's exercise our anger. Dobbiamo and our pain, dare prova della nostra rabbia, della nostra pena, today, ma questo ci deve rendere più forti oggi nel proclamare proprio la difesa dell'amore. For some governments, per alcuni gay rights governi, are not a political or social priority, i diritti dei gay non sono una priorità sociale e politica. I principi della non discriminazione sono ambigui. In my own country, nel mio paese, the transparency of democracy, la trasparenza della democrazia has become crowded and confused è diventata by political procedure. Talvolta un po' confusa a seguito di alcune I procedure find politiche. Io Googling and switching molto spesso from channel utilizzo to channel, Google, to print, viaggio su internet. Just to reveal an iota of political truth in relation proprio to per justice. Cercare proprio questa verità politica, per cercare questa giustizia I, sociale. Io, like you, proprio come voi, voglio vedere quelle che sono le argomentazioni. Voglio essere parte di questo grande dibattito della democrazia, perché io voglio avere una voce in capitolo in questo dibattito. E sappiamo che in America si possono celebrare i diritti dei gay tranquillamente, ma in qualche modo il problema politico esiste sempre. Noi vogliamo essere attori di un grande cambiamento. Let's talk about ma adesso Europride. Parliamo di Europride. So everyone, put your paws up for Europe. Allora, alzate le mani, voglio vedervi tutti. This is not just about a party. Questo non è soltanto una festa, non è soltanto una dimostrazione pacifica. A
of a basic human right. È veramente l'essenza dei diritti umani fondamentali. Noi siamo qui oggi per difendere l'amore. I want to say thank you. Voglio dire grazie. All of the beautiful grazie people a tutti coloro che sono qui in questa bellissima piazza. Ciao Roma! Ciao Roma! I awoke today in my hotel, mi sono svegliata stamattina nel mio albergo, ho dato un'occhiata a questa città bellissima. And very suddenly I began to hear e subito mashups of paparazzi and Judas ho iniziato a sentire appunto l'eccitazione, i paparazzi. Thank you so much. Grazie. For allowing my music to grazie be a tantissimo part of your per aver permesso so alla mia musica di entrare a far parte oggi qui di questa bellissima manifestazione. Per me è un grande onore essere qui oggi. To all the organizers of the a tutti gli organizzatori di Europride, ai leader, a tutti coloro che combattono appunto per i diritti della comunità LGBT, voglio dire che combattono appunto per tutti i diritti di questa thank comunità in tutta Europa, voglio dire a questi leader Rome, abbiamo bisogno Gianni di voi. Alemano. Volevo ringraziare, dire bravo al sindaco di Roma Gianni Alemanno. We thank you. Lo ringraziamo per aver coordinato questo evento che ci ha permesso di essere qui oggi e di celebrare il tutto così pacificamente insieme. I am honored to be here. È per me un onore essere qui e inoltre volevo anche ringraziare Donatella Versace. Today, she made all my gay Italian dreams lei ha praticamente realizzato, vedete, questo vestito bellissimo today con cui mi presento oggi sul palco. From the last io ho un abito Versace praticamente di quella che è stata l'ultima collezione di Gianni Versace. I look into the crowd, guardo nella folla of European citizens aligned e vedo che ci sono così tanti cittadini europei, non solo italiani, in questa piazza che in qualche modo lottano per la loro libertà e per quei diritti che in molti paesi sono ancora diritti illegali. Dato che io viaggio molto nel mondo, io bacio, vedo tante persone, stringo loro la mano e posso dirvi è il vostro coraggio che mi ha ispirato. The stories of all my beautiful fans, le storie di tutti i miei carissimi fan, dei giovani soldati, dei senza casa, di coloro che cercano di perorare la causa dei diritti della comunità LGBT. Queste sono le storie che devono essere raccontate al mondo, le storie di queste persone, le storie che in qualche modo hanno cambiato il mondo. Sono le storie che hanno parlato a difesa dell'amore. We are here today noi siamo qui oggi perché noi non abbiamo certo meno valore. We are here to proclaim siamo qui oggi per proclamare la nostra forza, la nostra perseveranza e la nostra intelligenza. Noi non vogliamo essere trattati se non da esseri umani. On the night of June 27th, 1969. Nel 26 giugno 1969, Manhattan's West Village, il Manhattan West Village, è nato il movimento gay. Noi eravamo tutti insieme quella notte, proprio come siamo oggi qui stasera, per la solidarietà. Però noi oggi siamo qui con le bandiere della pace, per stare insieme, per riunirci insieme. E lo dico ancora una volta, noi dobbiamo andare avanti proprio nella difesa dell'amore.
Siamo qui insieme per chiedere, per difendere i diritti umani, per l'eguaglianza e per porre fine alla discriminazione e all'intolleranza. Noi abbiamo fatto così tanti progressi dall'inizio di questo movimento. Tanti sono stati i progressi politici per quanto riguarda anche il profilo e la visibilità della comunità LGBT. Abbiamo fatto tanto contro la violenza, contro l'omofobia. I have spoken out all over the world. Io ho parlato di queste cose in tutto il mondo. And viciously about these issues. Ho sempre ricordato queste questioni. Why so much? E allora a volte mi viene chiesto: ma perché parli così tanto dei gay? Mi viene spesso chiesto: ma sei anche tu lesbica? Why is this question? Perché mi fanno queste domande? Mi chiedono perché è così importante questa questione per te. E la mia risposta è: io sono figlia della diversità. Io sono una della mia generazione che sente un obbligo morale come donna o come uomo, cosa importa a fondo, che vuole esercitare questa potenzialità rivoluzionaria e fare del mondo un posto migliore. On a gay scale e of 1 to 10, su una scala da 1 a 10, io sono in fondo una Judy Garland fucking 42. Sono consapevole del fatto che molti governi in tutto il mondo ancora non consentono ai loro cittadini di avere questi diretti. E questo è terribile per me, perché io che ho tanti contatti con i miei fan, conosco tante di queste storie. C'è censura nella comunicazione. E io vorrei dire che in qualche modo noi queste barriere le dobbiamo abbattere. Io conosco tante, tante di queste storie e spero che potranno essere sempre più messe in luce. In fondo, noi siamo semplicemente nati così. Questo fa parte del nostro DNA. Ecco tutto. Ed è proprio la quantità di queste storie, di questa comunità che hanno sofferto tanta discriminazione, che in qualche modo non permettono alla gente di capire che purtroppo la diseguaglianza è un effetto che ancora si sente per la mia generazione e per le generazioni probabilmente che verranno. Vorrei nominare alcuni dei governi proprio ora: Lituania, Russia, Polonia, Budapest, Libano, i paesi del Medio Oriente. E non c'è un unico esempio. Non c'è un unico esempio di paese o di legge. Sono tanti paesi e tante le leggi che in qualche modo hanno effetto su queste persone, che in qualche modo arrivano anche a gesti estremi dopo queste forme di isolamento, arrivano addirittura al suicidio perché non riescono ad integrarsi, perché la loro vita si basa sulla paura. Quindi io sono qui oggi non soltanto perché sono una donna, un'europea, ma perché sono una donna del mondo, una cittadina del mondo. E chiedo ai governi, lo chiedo qui di fronte al mondo, di facilitare questo nostro sogno di eguaglianza. Aiutateci a trovarci insieme nella pace. Non ci dividete. Io sono consapevole, sono anche cosciente di quelle che sono le tradizioni religiose. Ho rispetto per i giovani, per quelle famiglie che credono appunto
nelle regioni, ma credo in qualche modo che sia importante anche rivendicare il cambiamento. Bisogna riconoscere il cambiamento. Sono tante le questioni sociali, tante questioni reali, serie. E io credo che in qualche modo tutto questo non debba avere un effetto nefasto sull'umanità. A volte i presidenti dei governi sono così influenti e noi siamo proprio qui perché essi, spero, riescano a capire che noi come comunità, la comunità LGBT, non ha spesso accesso al tavolo dei negoziati, al grande dibattito politico. Noi lottiamo per la nostra identità. Quando arriverà il giorno del nostro matrimonio? Quando arriverà il giorno in cui si potrà porre fine a questa discriminazione? Come possiamo trasformare l'oppressione del passato nella liberazione del futuro? Facciamo nascere una nuova ideologia internazionale. Siamo insieme per riassumere la nostra storia, lo vogliamo fare oggi. Dobbiamo essere rivoluzionari, dobbiamo fare la rivoluzione dell'amore, del potere, della potenza umana. Dobbiamo essere forti per salvare la vita ed incoraggiare l'unità in tutto il mondo. Thank you. Grazie. Told me when I was young, we are all my superstars. She rolled my hair and put my lipstick on. Then the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up, you'll go far. Listen to me when I say, well, I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't let yourself in regret. Love yourself and yourself. Give yourself prudence, throw my love your friends. Subway kids rejoice your truth. The religion of the insecure, I must be myself, respect my. Put your hands up. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right
born this way. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, your lattice, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, belated tease, rejoice and love yourself today. Cause baby, you were born, know that again. Do that last one more time. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby. I was no matter black, white, or beige, Jordan, or real maid, I'm on the right track, baby. I was born to be brave. Now, let's for a moment forget about all the bad stuff, and let's just smile and have a good time. How about a little Italian sing along? There ain't a reason you and me should be alone tonight, yeah, baby, night, yeah, baby. But I got a reason that you should take me home tonight. Right when it's so wrong tonight, yeah, baby. Right on the limits where we know we both belong tonight. It's hard to feel the rush, to rush and dangerous. I'm gonna run right to the edge with you, where we can both. Just a little costume change in the middle never hurt anybody. Soltanto un piccolo cambio di costume. Non vi preoccupate. Another shot before we kiss the other side. Tonight, yeah, baby. I'm on the edge.
It's hard to feel the rush to brush the danger us. I'm gonna run right to the edge with you, where we can both fall far in love. On the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth. Together. We're hanging on a moment with you. Just remember that you're not on the edge all by yourself. Ricordate, non siete da soli, siamo insieme. On the edge with you.